Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il video numero 5 rispetto a la creazione di un nuovo impianto di olive e il cui titolo è appunto le aree vocazionali. In particolare oggi parliamo del clima. Le aree vocazionali dell'olivo sono quelle appunto in cui le temperature minime che si raggiungono durante l'anno non siano inferiori al meno 6, meno 7 gradi. Le aree vocazionali per l'olivo sono quelle aree in cui le temperature minime durante l'anno non scendono al di sotto dei meno 6, meno 7 gradi, soglia al di sotto del quale le foglie, ma anche le branche diciamo primarie e secondarie, o anche addirittura il tronco, possono avere dei danni molto gravi. Temperature comprese tra i meno 3 e i meno 4 gradi possono sicuramente danneggiare i frutti più pieni di acqua, se non sono ancora stati raccolti, e tutto ciò ha sicuramente conseguenze negative sulla qualità dell'olio che se ne produrrà. Per questo nelle zone nord dell'Italia la piantumazione dell'olivo viene effettuata soprattutto alle pendici, diciamo, delle colline, quindi ad altitudini intermedie. Le zone con maggiore diffusione dell'olivo presentano degli inverni miti, con temperature che raramente scendono sotto i 0 gradi ed hanno estate asciutte e con alte temperature. Nelle zone calde invece c'è necessità di soddisfare le esigenze di freddo dell'olivo. Infatti, temperature costantemente al di sopra dei 16 gradi impediscono alle gemme a fiore di evolversi. Infatti, per almeno un mese si devono avere temperature di circa 11-12 gradi proprio per fare in modo di appunto evolvere le gemme a fiore. Inoltre, delle temperature estremamente elevate durante diciamo il periodo estivo aumentano la produzione di acido linoleico e determinano una brusca riduzione dell'acido oleico, diminuendone pertanto la qualità dell'olio. La piovosità del clima deve essere al di sopra dei 400 mm per anno. Con 600 mm di piovosità per anno si hanno condizioni sufficienti. Le condizioni di coltivazione dell'olivo diventano discrete con 800 mm di piovosità per anno e sono buone con 1000 mm di piovosità annuale. La distribuzione di queste piogge deve evitare delle siccità prolungate, cioè oltre i 35-45 giorni, e dall'altro lato deve evitare dei ristagni idrici prolungati. Si richiede anche comunque assenza di grandine e anche la neve non deve essere eccessiva proprio per evitare che si accumuli sulla chioma e vada a rompere le branche. Ragazzi, con questo è tutto, nel prossimo video parleremo del terreno. Come sempre, se avete delle domande o dei commenti fateli qui sotto, se il video vi è stato utile o di interesse vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace, se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!